non famiglie siriane, ma 50 ragazzi provenienti da vari paesi del Centro Africa. È il gruppo di profughi arrivato a Prato sabato sera a bordo di un autobus della Croce Rossa Italiana e sistemato tra l'ex scuola Santa Caterina via San Vincenzo a Prato, la canonica di Sofignano e la cooperativa Humanitas di Carmignano. I volontari dell'Opera Santa Rita si erano attrezzati per accogliere mamme e bambini fuggiti dalla Siria e invece si sono trovati davanti solo ragazzi giovanissimi provenienti da Senegal, Nigeria, Ghana e Togo. Tra loro c'è anche un minorenne, un nigeriano del 1998, sistemato a Carmignano. Ieri il gruppo è stato sottoposto a visite mediche, oggi è iniziato il complesso iter per presentare le pratiche di richiesta di status di rifugiato politico che richiederanno tempo. Se ne occuperanno i volontari del Santa Rita che hanno già compiuto un miracolo riuscendo ad attrezzare in sole 12 ore l'ex scuola Santa Caterina de Ricci. In particolar modo voglio citare Nicoletta Olivi e Renzo Sanesi, in 12 ore sono riusciti a trasformare una scuola inutilizzata in un centro di accoglienza credo dignitoso, come chiunque lo ha visto o lo ha descritto. È un fatto importante che dimostra la capacità organizzativa del Santa Rita, ma anche la volontà di rendere il più possibile accogliente questo luogo e quindi il più possibile, come dire, anche dignitosa l'accoglienza di queste persone. In città però infuria la polemica per la scelta di mandare profughi del Centro Africa a Prato. L'assessore all'integrazione del comune, Giorgio Silli, attacca il premier Renzi e il ministro Alfano e ha chiesto al senatore Mazzoni di presentare un'interrogazione parlamentare preoccupato che il Santa Caterina si trasformi in un ghetto dove chiamare amici, connazionali e altri bisognosi di un tetto sulla testa anziché un luogo da cui scappare.